Buonasera carissimi amici di Dentro Fuori Channel, corso online per frigoristi e corso studi per frigoristi. Con questo video vogliamo sposare la richiesta del nostro caro amico, affezionato, allievo dei nostri corsi, Piero, che ci ha posto una domanda sugli incondensabili. Per trattare gli incondensabili andremo un attimino a vedere ed elaborare un paio di nozioni, ma chiaramente, prima di tutto, come sappiamo, dobbiamo andare qua, ragazzi, iscriverci al canale, accendere chiaramente la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri caricamenti. La rima, è sempre a portata di mano. Non perderci di vista, a tra poco. Allora, carissimi amici e allievi di corso online per frigoristi, allora, partiamo dal presupposto che comunque quando una sostanza sta nell'intervallo di temperatura che intercorre tra la sua temperatura di evaporazione e la sua temperatura critica, viene considerato appunto un vapore. Quindi noi prendiamo un liquido, arriviamo alla sua evaporazione, questa evaporazione ha una sua temperatura fino ad arrivare alla sua temperatura critica, oltre la quale chiaramente sappiamo che non può esistere quella sostanza in fase liquida. Quando parliamo di liquefazione, in genere ci riferiamo ai gas. Quando parliamo di condensazione, ci riferiamo al vapore. Quindi, ricollegandoci alla domanda del nostro caro amico Piero, che mi dice se quando parlo di incondensabili mi riferisco all'acqua, se non ricordo male, teniamo in considerazione che quando la temperatura critica è una temperatura oltre la quale la sostanza non può esistere allo stato liquido. Quindi, prendiamo già questa nozione e mettiamola da parte. Allora, il processo di liquefazione del gas o di condensazione del vapore può essere ottenuto in due modalità. Ok. La prima modalità è quella di tenere la temperatura costante e di comprimere, okay, la nostra sostanza. Ricordandoci che dobbiamo tener conto della temperatura critica. Ok, a temperatura costante comprimiamo, ok, e andiamo a condensare, perché stiamo parlando di vapori, in questo caso i nostri vapori. Quando si parla delle operazioni di vuoto, che ho detto e ripetuto più di una volta, che non devono essere operazioni fatte in modo grossolano, perché comunque è nostra premura, deve essere nostra premura, curare al massimo l'intenzione di impedire, perché comunque totalmente non è possibile, ma comunque possiamo limitare al massimo la presenza dei cosiddetti gas incondensabili. L'aria, ok, ricordiamoci che è costituita per il 78% di azoto, per un 21% di ossigeno, un 1% di argon. Insomma, sono tutti gas che per essere liquefatti bisognerebbe, perché comunque il processo di liquefazione può avvenire anche tenendo la pressione costante, abbassando la temperatura, a temperature molto, 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 molto basse. Quando dico molto, molto basse, parlo di temperature veramente, veramente basse. Ricordiamoci, adesso mi viene come esempio tra i gas l'elio, che se non ricordo male dovrebbe avere la sua temperatura critica dovrebbe essere quella di 268,91 gradi centigradi, quindi è forse il gas più prossimo allo zero assoluto per poter essere liquefatto. Quindi a pressione costante, in questo caso abbassiamo la temperatura e riusciamo a portare a liquefazione l'elio. Ma l'aria sappiamo che è comunque costituita da azoto,
Ok, abbiamo detto che il 72% del contenuto dell'aria è azoto. L'azoto ha la sua temperatura critica, va tra i meno 210 e meno 195 gradi centigradi. Quindi capiamo bene che in quel caso, oltre quella temperatura, non può essere liquefatto. Quindi, quando noi lavoriamo con l'impianto frigorifero, stiamo parlando di pressioni e temperature che comunque niente hanno a che fare con questi numeri. Ok, l'ossigeno lo stesso, circa a meno 220 gradi centigradi, è la sua temperatura critica. Quindi, vuol dire che per liquefare l'ossigeno dobbiamo scendere a meno 200 20 gradi, al di sopra dei meno 220 gradi, l'ossigeno non può essere condensato. Ecco, cominciamo a sposare quello che è il concetto di incondensabili. Quindi, partendo dal presupposto che, in ogni caso, ricordiamoci, ecco perché abbiamo trattato, comunque, le variabili di stato, dove, abbiamo detto che comunque, noi lavoriamo nell'impianto frigorifero, con i tre parametri che sono il volume, la pressione e la temperatura. Come vedete, stiamo comunque riparlando sempre delle stesse cose, poi alla fine stiamo spostando, capendole in diversi punti, però comunque è essenziale che noi comunque conosciamo, come ho detto, per tutte le cose, perché da professionisti dobbiamo essere comunque in grado di identificare i problemi. Gas incondensabili, cosa possono provocare i gas incondensabili all'interno del nostro impianto frigorifero? Allora, noi ricordiamoci sempre che comunque abbiamo delle tabelle, dove sappiamo comunque che i nostri gas refrigeranti comunque dipendono, come abbiamo detto, dalle pressioni e dalle temperature. Sappiamo che i passaggi di stato dei nostri frigoriferi avvengono comunque a determinate pressioni, e a quelle pressioni corrisponde una temperatura che sarà uguale per tutta la durata del processo di cambiamento di stato. Ok, questo l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Quindi è essenziale, che noi capiamo, come dicevo, per poter liquefare un gas. Dobbiamo scendere sotto la sua temperatura critica, perché sopra la sua temperatura critica non può essere, abbiamo detto, liquefatto un gas. Ok, quindi in questo senso dobbiamo capire adesso come si possono comportare gli incondensabili e che problemi possono darci l'impianto. Chiaramente il primo problema che possono dare gli incondensabili all'interno dell'impianto sono quelli di tendere a sollevare la temperatura moltissimo nel nostro processo di condensazione. Cosa fare per poter verificare se abbiamo degli incondensabili nell'impianto? Chiaramente possiamo intervenire laddove abbiamo comunque un ricevitore di liquido, ad andare a recuperare, tutto quello che è il gas nell'impianto, facendo funzionare il compressore, bloccando, un po' come si fa quando si recupera il gas refrigerante nella moto condensante, no? Che comunque si blocca la mandata e si tiene solo l'aspirazione, affinché tutto il refrigerante venga recuperato nel corpo esterno del nostro speed system, giusto? Facciamo la stessa cosa nel ricevitore di liquido. Nel ricevitore di liquido chiudiamo il rubinetto di uscita, Facciamo immagazzinare tutto periodico il refrigerante all'interno del ricevitore, dopodiché operiamo, la chiusura anche del rubinetto d'ingresso al ricevitore di liquido e riusciamo a stabilire quanto gas refrigerante abbiamo all'interno del nostro ricevitore. Tenuto conto che all'interno del ricevitore noi avremo una determinata pressione, e siccome stiamo parlando di liquido saturo, noi sappiamo che il liquido saturo ha una determinata pressione, corrisponde a una determinata temperatura. Andiamo a sommare quelle che sono comunque le temperature di sottoraffreddamento, e identifichiamo se l'impianto è la nostra appunto
pressione corrisponde a quella che dovrebbe avere il refrigerante. Ok. Appurato che comunque il nostro refrigerante, la carica del nostro refrigerante, corrisponde ai dati di targa del nostro macchinario, allora, possiamo, andare un attimino, a vedere come si comporta, il processo di condensazione, tenuto conto che, nel processo di condensazione, se noi siamo in presenza di incondensabili, quindi parliamo del condensatore proprio dell'impianto frigorifero in questo momento, abbiamo visto, abbiamo ripetuto, non rimetto adesso lo schema dell'impiantino perché ce l'abbiamo ben presente, a pressione corrisponde temperatura. Va bene, ricordiamoci la fase della condensazione, ok? Del surriscaldamento, passaggio di stato, sottoraffreddamento, ok? Quindi se la nostra condensazione sta avvenendo a una determinata temperatura, ok, perché comunque sappiamo che il nostro refrigerante ha, perché ci sono le tabelle che dicono che a determinata pressione corrisponde a una determinata temperatura, e noi notiamo che la pressione del nostro refrigerante, che è quella che avevamo verificato comunque nel ricevitore di liquido come prima prova, è oltre quella che dovrebbero essere le pressioni normali dell'esercizio del nostro impianto, siamo in presenza di incondensabili, ragazzi. Questo cosa vuol dire? Che nel condensatore, nella parte alta del condensatore, gli incondensabili vanno come incondensati, appunto, ad occupare, a diminuire la superficie di scambio del condensatore e a provocare degli innalzamenti di pressione. Ok. Di conseguenza, avremo come risposta nel processo di evaporazione, avremo delle pressioni comunque elevate e sarà il gioco che succederà in corrispondenza con delle rese frigorifere comunque molto, molto, molto scadenti. Se abbiamo un ricevitore, avremo comunque gli sfiatti del ricevitore. Ricordiamoci di mettere l'impianto a fermo, recuperare il refrigerante all'interno del ricevitore, ok, con l'operazione di cui vi ho detto prima, chiudiamo il rubinetto di uscita del refrigerante, del ricevitore, chiedo scusa, per bloccare l'uscita del refrigerante verso la valvola termostatica, verso l'organo di laminazione. Facciamo recuperare il refrigerante all'interno del ricevitore. E lasciamo, una volta che abbiamo ultimato l'operazione, chiudiamo l'ingresso anche del ricevitore, lasciamo riposare, ok, per diverse ore il nostro ricevitore e faremo sì, poi, previa la valvola di sfiato di cui sono corredati i ricevitori, far uscire, ok, i gas incondensabili con delle operazioni che devono essere molto, 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 molto accorte, perché noi ricordiamoci che non dobbiamo immettere gas refrigeranti in atmosfera, soprattutto fluorurati. Poi, qualora ci sia la possibilità di farlo anche, ma va bene, nel ricevitore comunque è la zona comunque più prossima e probabile. Ricordiamoci che l'operazione di incondensabili comunque possono essere anche prodotti da coloro che operano il riempimento, i nostri fornitori di gas refrigerante, la Linde, la Rivoira, la Mariel, la Sappi, insomma, chiunque sia, sappiate che all'interno delle bombole del refrigerante, che sono comunque dei residui di produzione dei gas stessi, possono essere presenti degli incondensabili. Ok. Ricordandoci che l'aria, quando parlo di incondensabili, quindi stiamo parlando dell'aria che comunque contiene diversi gas al suo interno. Chiaramente i titoli di vapore acqueo, come abbiamo detto, li facciamo evaporare previo alle operazioni di vuoto, perché comunque mettendo a pressione corrisponde a temperatura, il discorso è sempre lo stesso. Quindi abbassando la pressione all'interno dell'impianto, cercando di portarla il più prossimo possibile ai bar assoluti, quindi non alla pressione manometrica, ma alla pressione assoluta, riusciremo comunque a mandare in ebollizione comunque i titoli di vapore ed espellerli previo alla pompa del vuoto. Quindi un'altra cosa molto molto importante è quella comunque di curare sempre, di tenere le bombole
a riposo prima di utilizzarle, ma da fare molto, 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 molto accuratamente, ragazzi, di far uscire gli incondensabili dall'interno delle bombole prima di ricaricare gli impianti. Così come quando operiamo dei recuperi negli impianti, dobbiamo comunque sempre stare attentissimi, attentissimi, attentissimi alle operazioni che facciamo. Comunque tutto il gas che andiamo a stoccare all'interno delle nostre bombole di recupero, poi previo con le bombole, col pescaggio, quindi con i due rubinetti, previo la manopolina blu, per intenderci, perché chiaramente la rossa ha il pescaggio che va a fondo della bombola per poter consentire al refrigerante di uscire in fase liquida per caricare l'impianto, nel caso noi andiamo a caricare il ricevitore, perché ricordiamoci che se andiamo in aspirazione, perché se non abbiamo dei ricevitori, comunque il refrigerante va fatto entrare a colpettini in modo che in aspirazione, come il compressore aspira attraverso i manometri, il gas dallo stato liquido viene ad evaporare e viene aspirato comunque in fase di vapore. Laddove comunque non abbiamo delle miscele di gas, perché ricordiamoci l'R407C nell'esempio più eclatante, che abbiamo delle miscele di gas che sono contenute in diverse percentuali e se noi andiamo a caricare il gas 407C, R407C in fase vapore, il gas che è più volatile rispetto agli altri due uscirà prima e così il secondo e così il terzo e andremo comunque a cambiare la soluzione, la miscela e comunque non avremo più un R407C. Quindi questo teniamo ben presente. Quando rimettiamo il refrigerante nell'impianto, previo comunque sempre, dico ripeto, un bel fruttaggio con azoto e un bel vuoto, perché comunque stavamo parlando di azoto fino a poco fa, l'azoto serve per fare i lavaggi, non è che poi anche se c'è azoto va bene, l'azoto è un incondensabile come abbiamo appena visto. Abbiamo detto che l'azoto va a la sua temperatura critica. Ricordiamoci questa parola, la temperatura critica di una sostanza è quella temperatura oltre la quale, quindi se sale oltre la quale, il gas non può essere più liquefatto, ok, o il vapore comunque condensato. Ok, sperando di aver evaso la tua richiesta, Piero. Ti rimando comunque a un prossimo video, a un prossimo streaming. Adesso vediamo un po' perché comunque abbiamo dei problemi di connessione. Ricordiamo sempre di andare su per fare una donazione al canale paypal.me/dentrofuorichannel e se volete scrivermi come fate sempre andate su dentro e fuori chiocciolaliv.com. Comunque metteremo il tutto in sovraimpressione di questo video. Faccio le mie più grandi congratulazioni a Gianluca che mi comunica via mail di aver conseguito la patente F-Gas con tutti i ringraziamenti che mi hai fatto. Gianluca, per me è un grande onore aver potuto essere d'ausilio in questo tuo percorso, ricordandoti sempre che comunque abbiamo tantissime cose da dirci. Quindi, come te, Gianluca, tutti gli amici, Piero, Michele, Rosario, Isidoro, One More Shot, insomma tutti gli amici che adesso non ricordo nemmeno. Vi rimando a un prossimo tutorial, a un prossimo video, a un prossimo streaming se la linea ce la consentirà. Vi mando un abbraccione, vi auguro una buona domenica e dentro fuori channel, diffidate sempre dalle imitazioni, ragazzi. Qualsiasi dubbio potrebbe essere motivazione di una nuova chiacchierata. Ciao ragazzi, buona serata, un bacione e un abbraccione. Dentro fuori channel, diffidate dalle imitazioni. Ricordate, iscrivetevi al canale, accendete la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti sui nostri caricamenti. E la rima c'è.